attimo, un secondo che lo trovo, che c'ho tanti file qui. Allora, forse qua. Ecco, trovato. Perfetto, Angelo, perfetto. Andiamo con Angelo Lucenti, l'ingegnere elettrico. Bene, avete visto questo filmato che ha creato Angelo? Bene, adesso passo la parola ad Angelo, vediamo se è già in linea. Mi Angelo? Ecco Angelo. sentite? Sì, forte e chiaro. Ok, perfetto. Claudio, ti chiedo gentilmente di mettere la presentazione. Sì, un attimo che la trovo. Tanto ciao a tutti e grazie mille Claudio per l'ottima presentazione che mi hai fatto. Niente, io voglio essere solo da testimonial per quello che ho visto. Per le emozioni che ho ricevuto sia giorno 4 agosto che 5. Il 4 siamo stati all'Ecofest e il 5 agosto abbiamo avuto la conferenza internazionale di Skyway Capital. Allora, io illustrerò semplicemente immagini e cercherò di dare delle informazioni. Cercherò di essere quanto più semplice possibile. Questo sono io quindi con lo sfondo di Skyway e dietro di me potete vedere l'Eco Park, quindi tutta la pista, insomma, la pista di prova della tecnologia di stringa. Più avanti. Qua c'è praticamente Unischi e quindi l'inizio diciamo dell'EcoFest proprio quando è iniziato e più in basso c'è invece la casa tecnologica, che man mano ora vi faccio vedere più in dettaglio. Che quando l'EcoFest è iniziato e quindi quando siamo entrati e quando poi man mano tutti i top manager hanno detto la sua, hanno esposto, insomma, hanno parlato e quando ha fatto Unischi la sua presentazione. Qui sono io con Unischi, io come Bea, come gli altri colleghi, Luca, abbiamo avuto l'opportunità di stringere la mano a Unischi. Di stringere la mano oltre a Unischi al direttore di Skyway Capital. Che i personaggi che vedete nel sito non sono assolutamente personaggi inventati, ma è tutta realtà. Questo è il direttore Eugeni Kudraskov, che è il direttore di Skyway Capital. Vado avanti, abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche Ineta Zane, che è la regional leader della Lituania, della Latvia, Francis Solar, qui siamo io e Luca, grande Luca di Venezia. Che è stato mio compagno di viaggio, insomma. E qui sono io con Michael Kirichenko, che ho avuto la possibilità di conoscerlo e di ringraziarlo personalmente per quell'articolo che mi ha pubblicato sulla mobilità sostenibile quando io, l'ingegnere Claudio Ricchi, e ai tempi c'era come ospite speciale anche Antonio Rancati e abbiamo fatto quella conferenza sulla mobilità a Modica. Quindi lui mi ha pubblicato, insomma,
in inglese e ho avuto, diciamo, l'onore di avere quell'articolo su tutti i back office, sia di Skyway Capital che di Skyway Invest Group e forse anche di RSV. Quindi questo ho avuto la possibilità di chiacchierare con lui e di stringere la mano, ringraziarlo, insomma, una soddisfazione. E qui invece vi faccio vedere, vabbè, questa è la statua di Uniski, sulla destra è sua moglie, e sullo sfondo vedete un po' tutte le altre vetture che man mano vi mostrerò nel dettaglio. E qui invece è la serigrafia sul terreno, che in pratica io col dito indico Minsk, che in pratica è dove è nato l'Ecopark, che dovrebbe essere il centro che connetterà poi tutto il mondo. Andiamo sul dettaglio, poi ho cercato di fare tantissime foto, probabilmente non riusciamo a vedere tutto in questo webinar, ma ci saranno anche altre occasioni. Questo è giusto per fare uno spunto, per dimostrare, insomma, che i video che sempre in maniera egregia Claudio ogni mercoledì puntualmente ci ha fatto vedere, effettivamente è tutta realtà. Quindi vediamo sulla sinistra la tecnologia di stringa, sia quella a bassa velocità che alta velocità. Sulla destra in alto vedete praticamente dove viaggia l'Unicar Qui sono io e altri tecnici di Skyway per provare praticamente l'Unibus. E al centro invece potete vedere l'Unibus che praticamente ha la possibilità di viaggiare da una velocità di crociera fino a 150 km/h. Dove c'è questo omino, vedete invece il museo, il famoso museo dove ci sono la storia, diciamo, del progetto da quando è iniziata nel 1978 fino ad oggi. Ci andremo pure nel dettaglio, vi farò vedere anche un po' il museo realisticamente quello che ho fotografato. E poi ci tenevo anche a fare una foto al primo biglietto, perché voi pensate che nel 2018, il 4 agosto, siamo stati i primi cittadini, diciamo, dell'Ecofest a fare il giro, diciamo, nelle vetture di Skyway. Quindi è stato un evento, diciamo, abbastanza importante, un evento speciale, anche se già c'erano state prima delle delegazioni che avevano avuto il piacere di portare, diciamo, di salire sulle vetture. Noi siamo stati i primi cittadini, dopo che giustamente tutte le vetture sono state certificate. Qui potete vedere a sinistra la descrizione, a destra il mezzo. E questo è l'Unicar 4430 T3. Diciamo che questo mezzo ha la possibilità di viaggiare da 100 a 150 km/h, ha 18 posti a sedere, e questo è il mezzo, il primo giro che ci siamo fatti. Poi nel dettaglio, alla fine, vediamo se Claudio è riuscito a caricare il video. Facciamo vedere anche il video di quando noi eravamo all'interno della vettura. Vabbè, qua praticamente questo sono io e Sergei. Sergei lo ringrazio ancora e vedo che è tra i partecipanti, quindi lo ringrazio in pubblico, perché lui parla anche il russo, quindi oltre a parlare russo, l'inglese e l'italiano, quindi avevamo la possibilità di dialogare con tutti. Questa ragazza praticamente cosa faceva? Faceva delle statistiche. Delle statistiche online che permettevano di fare il grado di soddisfazione del mezzo. Quindi, dopo che tu ti facevi il giro, praticamente avevi la possibilità di scrivere un feedback immediato, istantaneo. Questo feedback veniva caricato subito nel portale. Sulla destra invece vedete praticamente la tecnologia, praticamente quella ad alta velocità, quindi binari, dove qua viaggia il treno che arriverà fino a 500 km/h. Ma questa non è una top news, già lo sapevate. Altre news importanti sono praticamente che oltre questo già c'è un progetto importante negli Emirati Arabi,
e in pratica si passerà da 500 km/h fino addirittura a 1250 km/h, quindi qualcosa di eccezionale. Un'altra novità interessante, preferisco man mano che vi accenno le novità a farvi vedere l'immagine. La novità che è spuntata quest'anno è quello che vedete dietro, non è assolutamente un elicottero, ma bensì un drone. Quindi un drone che ha la possibilità, senza pilota, di essere comandato a distanza e di costruire, la tecnologia di stringa. Quindi laddove ci sono fiumi, laddove ci sono lagune, laddove ci sono montagne, eccetera, eccetera, la costruzione sarà fatta con un drone. Non si può pensare di fare, con un carro ponte, eccetera, eccetera, ma si fa con un drone. Una particolarità che qui non si vede, però ve lo dico io, praticamente c'erano anche altri mini droni che in primo impatto ci sembrava che girassero solo il video, il video noi che eravamo. Invece no, oltre a girare il video, questi mini droni hanno la possibilità di scannerizzare il territorio e di fare una mappatura cartografica del territorio. Quindi cosa vuol dire? Che io ho la possibilità con quel drone, una volta che decido di commissionare qualcosa, di mappare praticamente il territorio. Questa invece è l'edificio ecosostenibile. Ci tenevo tantissimo a fotografarlo, ci siamo anche entrati dentro, perché come ben vedete è fatto tutto all'esternamente in legno, di materiali a alta efficienza energetica, è autoalimentato da moduli fotovoltaici. Quindi qui praticamente ci stanno anche gli uffici, insomma, per la progettazione. Questo invece è il famoso museo, il museo dove potete vedere in basso tutti i quadri che espongono la storia della UNISCI Corporation, da quando è nata fino ad oggi, e invece in alto questi pannelli che vedete non sono altro che i nomi di ogni singolo investitore. Mi sembra che arrivava, se non vado errato, fino ad aprile 2017, quindi per chi ha investito fino a quella data là aveva la possibilità di vedere in pratica il suo nome scritto. Altra cosa che ho tenuto a fotografare era realmente come questa stringa è composta. Quindi a destra voi vedete proprio la tecnologia di stringa con la struttura, la testa in alto, la BIM, e sotto al centro vedete praticamente un materiale in acciaio, una lega particolare riempito praticamente di concrete, è un cemento particolare che serve un po' sia per sostenere pesi più o meno elevati e soprattutto a sostenere il discorso della dilatazione termica. Qui sono sempre io con l'UniWind, la tecnologia ancora più piccola che è a due posti, e questa tecnologia sembra una navicella spaziale, in realtà non è una navicella spaziale, questa tecnologia si può pensare, poiché l'ingombro è molto, molto, molto basso, molto piccolo, si può pensare di utilizzarla eventualmente io la vedo parecchio in riva al mare, no? Io, essendo siciliano, ho tanti, tanti, tante cose in mente, però la vedrei lì, la vedrei lì, in riva al mare, insomma, e quindi sulla litoranea, insomma. Queste sono le foto più importanti. Ora volevo darvi le novità, diciamo, più importanti che si sono discusse all'EcoFest. Poi passare di nuovo la parola a Claudio, dove lui nel dettaglio cercherà di mettere figura e descrivere un po' tutti i mezzi e tutta la tecnologia. Io do giusto le news più importanti dell'EcoFest. La news più importante, diciamo, che vi avevo accennato, che gli Emirati Arabi hanno stanziato più di 50 milioni di dollari per acquistare 50 ettari e fare un nuovo polo tecnologico. Qui sarà fatta l'Highway Hyper-U, che
che viaggerà a 1250 km orari, quindi pensate un po'. Si pensa che la costruzione dovrebbe iniziare già a settembre di quest'anno, quindi ci siamo quasi. Una cosa che mi ha stupito tantissimo, poi Claudio credo che nella sua presentazione vi mostrerà anche qualche immagine, è la nuova generazione del veicolo elettrico, ma pensato non per solo per la persona normale, ma soprattutto per i disabili. Quindi Unisky ha pensato un veicolo elettrico e una macchina elettrica che con una sedia a rotelle, diciamo, che lui stesso può gestire, può pilotare, in pratica è fatto apposta per i disabili. Altra notizia, diciamo, importante, oltre, diciamo, al drone, a questi droni, è il bridge, quindi il ponte tecnologico, in cui magari più avanti, nelle prossime presentazioni, vi faremo vedere anche più dettagli. Quindi si è pensato anche di fare, diciamo, il bridge. E altre notizie un po' importanti, che però su questo che ci torna Claudio, la tecnologia del token della blockchain. Credo che Claudio qualcosa accennerà più tardi, e su questo Claudio ci darà, insomma, ci darà più informazioni. Angelo, mi sentite? Angelo ha avuto un problema di linea, speriamo che si ricolleghi. Nel frattempo che riprende la linea, vorrei ritornare al discorso che facevo prima, perché mi sono accorto che non c'era la registrazione. Allora, stavo parlando dei protagonisti dell'Eco Festival 2018. Che sono appunto questi in foto. Li voglio ricordare di nuovo perché appunto la registrazione non andava, quindi vorrei che rimanesse. Allora, Angelo Lucenti, ingegnere elettrico, che stava parlando in questo momento sulle sue esperienze all'Eco Festival. Accanto lui, procedendo da sinistra a destra, c'è Gustavo, l'architetto che si sta impegnando su questo progetto perché ha visto concretezza, sviluppo di tecnologia e quindi è molto motivato sull'aspetto di divulgare, sensibilizzare e generare possibilità e opportunità di sviluppo di queste tecnologie. Poi c'è il nostro cuoco Enrico che un giorno ci farà da mangiare a tutti quanti, a tutto il gruppo, un giorno che arriverà quando festeggeremo delle tappe importanti di Skyway. Ti prenoto già, quindi tieni pronto per fare un grande pranzo. A parte gli scherzi, insomma, grande personaggio. Al centro c'è la nostra responsabile regionale Italia, Beata Sudar, che si impegna sempre a comunicarci, a organizzarci sempre eventi. Accanto a lei, sulla destra, c'è Giovanni Giampaolo, commercialista che guarda sempre in verticale, in profondità tutte le aziende. Anche lui ha dato testimonianza l'altro giorno. Poi c'è Luca Riccio, il grande Superman che è riuscito a ottenere il passaporto in 2 giorni, nessuno ci credeva, soprattutto Angelo dalla Sicilia che ci ha messo più di un mese, 40 giorni. E poi appunto Sergei che ha già introdotto e gli ha fatto i complimenti per il grande lavoro di traduzione dalla lingua russa all'italiano. Che è Sergei da Torino, che anche lui ha dato un grosso contributo a questa trasferta. Bene, ci tenevo a ricordarli. Qualcuno è arrivato adesso in conferenza, so che ci sono delle persone nuove, quindi questa sera è una
un webinar speciale per raccontare un pochino l'Eco Festival 2018. E quindi, insomma, diciamo che questi sono i protagonisti che hanno toccato con mano quello che vedevano dai webinar o dai video che Skyway condivide. Come hanno detto anche loro, non è la stessa cosa vedere le foto e toccare con mano. È chiaro che più testimonianze ci sono, più persone vedono concretamente questi sviluppi e maggiormente si prende consapevolezza di tutto questo. Diciamo che, vediamo se Angelo è tornato tra di noi, non ancora. Va bene, comunque andiamo avanti. Questo è un pochino, sono i protagonisti che testimoniano questo evento. Questa è una foto che illustra la conferenza di Anatoly Yunitskiy, ha parlato di molte cose, di novità, di problematiche, perché in una grande società come Skyway che si sta spalleggiando con altri competitor tradizionali dei trasporti, è chiaro che non è tutto rose e fiori, è ovvio che ci sono e naturalmente superabili appunto degli ostacoli legati a diverse situazioni. Quindi ha parlato a 360 gradi. Vediamo se Angelo si riconnette in modo tale che così ci parla un po' della conferenza che lui ha visto in diretta. E quindi queste sono un pochino le immagini delle persone. Ecco, vediamo un po' i numeri di questo Eco Festival. Vi ricordo che questo è il terzo Eco Festival fatto da Skyway a Minsk in Bielorussia. L'anno scorso è stato un festival dove c'erano all'incirca 3.000-4.000 persone, quest'anno è andato molto bene, soprattutto anche da un punto di vista diciamo, di visibilità online. Pensate, hanno fatto una grandissima cosa, la condivisione online in diretta su Facebook e sul canale YouTube della conferenza, di tutta la giornata dell'Eco Festival, e pensate, 45.000 persone si sono collegate, quindi non è un numero piccolo, 45.000 persone in diretta che si sono collegate durante tutta la giornata. C'è chi è riuscito a guardare tutto il festival e quindi Skyway ha dato la possibilità a tutti, anche quelli che non sono riusciti a arrivare a Minsk, come il sottoscritto, ma non voglio raccontarvi le mie disavventure personali, e quindi ho avuto modo di collegarmi e vedere in diretta tutto quello che si è sviluppato. Aspettavo, mi sa che Angelo non riesce a ricollegarsi, comunque ringrazio la sua disponibilità a partecipare e lo invito ancora a partecipare a questi interventi. Ecco, quindi lui ha fatto vedere un pochino tutte queste immagini che rappresentano un pochino tutto quello che ha toccato con mano l'Eco Festival. Bene, a questo punto, se Angelo non torna tra di noi, vediamo un pochino quali sono le tecnologie che sono state visionate. Ecco, un altro aspetto importante, l'Eco Festival è stato anche un giorno di test. Perché un giorno di test? Perché è stato programmato di trasportare 2.100 persone in un solo giorno. 2.100 non sono tante, ma in queste occasioni sono tantissime. Perché non sono tante? Perché la capacità di questi moduli è molto di più, ma considerate che è un modulo quindi un veicolo per ogni tipologia di linea. Questo è l'Unicar, tre moduli. Perché tre moduli? Il modulo
Ogni modulo praticamente a sè stante può essere un'unicara o un modulo, e uno sarà proprio quello esposto all'Innotrans a Berlino tra qualche settimana. Questo invece che è in prova sulla linea stringa rigida è di 3 moduli, quindi sono un'unicar a 18 posti, se non erro. Angelo, ci sei? Sì, ci sono, scusate poco fa, ma il sistema mi ha fatto uscire. Avevo comunque ultimato la presentazione, Claudio. Ah, esatto, Ok, mi infatti. ha fatto uscire, stavo dicendo le Sì. ultime due parole per ringraziare tutti, però non so, è cascato praticamente l'audio. Ho provato a riconnettermi, ho Va fatto bene. riavvio e sono di nuovo qui, ragazzi. Ci sono. Ti ho Ok, ascoltato, bene, bene. Claudio, non ti ho interrotto perché Vuoi insomma. aggiungere qualcosa, sulla conferenza di Uninsky? Sulla conferenza di Uninsky, sì. Allora, diciamo che oltre al fatto, diciamo, delle novità che ho appena accennato poc'anzi, quindi lui ha esposto un po' entusiasta per il nuovo, la nuova nazione, quindi entusiasta di fare il nuovo polo tecnologico a Dubai. Quindi, perché lì probabilmente si farà anche partnership per fare, diciamo, la linea alta velocità e soprattutto si farà lo sviluppo assieme ai partner di Skyway per il discorso della blockchain e dei token. Claudio, tu approfondisci poi questa cosa, giusto? Sì, Ok. sì, Perfetto, qualcosa accenniamo anche riuscirò a farlo, sì. qualcosa, diciamo, della blockchain, dei token, diamo magari qualche Esatto. informazione in più rispetto a questo. Niente, Claudio, non ti voglio rubare altro tempo, va bene? Ti faccio No, continuare. ma non è rubato, eh. Grazie Figurati. Angelo per il tuo intervento e spero che comunque i tuoi interventi siano sempre, sempre di più, perché ogni persona dà il suo contributo nella dimostranza di questo sviluppo progettuale. Grazie a te Claudio, Allora, grazie a voi. Buon prego, prego proseguimento. Io sono Angelo. sempre online comunque, va. Ok, a dopo. A Ok, dopo. approfitto adesso di far vedere il video che invece ha girato Luca Riccio. Che ringrazio per la sua volontà di creare questo video. Io ve lo faccio partire un attimo, che testimonia un pochino il viaggio su questi mezzi. Vi dicevo prima, l'Eco Festival è stato un punto di incontro. Un raccoglimento di tante persone e soprattutto anche una giornata di tè. Sono state trasportate più di 2.000 persone e quindi 2.000 per l'esattezza 2.100, perché era stato programmato questa quantità di persone, quindi già un po' di persone hanno toccato con mano l'utilizzo di questi sistemi di trasporto innovativi. E questo è una cosa molto importante, perché si è utilizzato l'Eco Festival anche per fare dei test molto, molto importanti da un punto di vista di eventuale sviluppo nei prossimi mesi. Allora, eventuale nel senso vero della parola, nel senso che è già programmato a settembre l'inizio dei lavori negli Emirati Arabi. Allora, vediamo il video. Allora, video Skyway Eco Festival Luca. Ecco, adesso vi lancio questo video che ha praticamente girato Luca Riccio, presente all'Eco Festival. Facciamo questo bel giro in questo minibus. Ok, salgo con un po' di, ma non so, riesco a capire cinesi, giapponesi, non capisco, coreani, boh. Guardate qua. Adesso facciamo questa prova. Ok, ci saliamo a bordo. Qua sono tutti felici. Guardate che roba. Guardate qua, tac. C'è veramente molta gente che lo sta provando. E andiamo a provarlo.
guardate qui, tutti felici, eccolo qua, eccoli, eccoli, andiamo a fare questo giro, silenziosissimo, andiamo a bordo. Dai che saliamo, lo proviamo. Un attimo, qua ci sono due personaggi che stanno facendo un po' di foto. Ecco. Eccoci qua. Andiamo a bordo. Andiamo un attimo. Eccoci qua. Eccoci qua. Oh. Eccoci qua, siamo a bordo, adesso vediamo, vedete qua che bel gruppo che abbiamo. Eccolo qua, eccole, guardate, vai, salutano. Where are you from? Sentite qua che bordello, eccolo qua in mezzo. E via che saliamo, ragazzi, guardate, unibus. Da che parte andiamo? Ah, eccoci qua, ci stiamo muovendo. Eccolo, eccoci qua. In mezzo è veramente silenziosissimo. Ecco qua, partiamo. Eccolo qua. Eccoci. Guardate che roba, va veramente veloce. Sembra di no, ma si sale a bordo, andiamo qua, quando lì c'è un ribasso, eccola qua. Guardate che roba. Eccoci. È veramente veloce, silenzioso. Qua stiamo arrivando. Eccoci. Velocissimo, veramente mezzo incredibile. Stiamo arrivando. Qua c'è la gente che sta aspettando, che salta. Eccoci qua. Guardate che belle che sono. Un saluto. Cheese. Italia, Italia, Italia. Venezia, Venise, Venise, I'm from Venice. Venezia, Venezia, Venice. Saluti. Guardate che felici. Eccoci qua arrivati. Lo facciamo scendere. Ciao. Ciao. Sono felicissime, guardate. Faccio vedere il mezzo dentro. Eccoli qua. Guardate che belli che sono. Tac. Si aspettano per fare l'altro giro. È durato poco, ma eccomi, non mi faccio mai vedere. Eccoci qua. Ragazzi, veramente il mezzo incredibile e velocissimo, molto silenzioso. Questo veramente sarà il futuro in gran parte del mondo. Guardate, ecco una cosa, guardate qui, vedete? Guarda, oltre ad andare, guardate che bello, oltre ad andare ad energia solare va anche con l'eolico, con le pale, guardate. Vi faccio vedere un'altra cosa. Ok, vedete qua la stringa. Questo è uno dei progetti e uno dei mezzi. Ce ne sono altri, vedete qua c'è un'altra struttura, che è quella più grande, questa qui, guardate, questa a primo livello, cioè vuol dire che ha una certa altezza, quindi evita tutti quelli che sono gli intasamenti, gli incidenti e tantissimi altri vantaggi. Guardate i cavi, questi sono i cavi. Magari voi non avete la realtà della cosa, meglio da qui, sono veramente, saranno 2 centimetri che riescono a tenere su dei mezzi che pesano tonnellate.
Guardate questo, ecco, è ripartita quello lì, guardate. Vedete? Questa è un'altra parte. Che è questa qui. Questa è quella che si vede spesso nei video. Questa qui. Qua tra un po' si vedrà anche l'altro mezzo partire. Guardate che parco, è un parco enorme dove stanno sviluppando tutte le tecnologie. Anche lì, vedete, lì stanno costruendo delle altre cose. È in continua evoluzione. Bene, grazie Luca, grazie del tuo contributo per aver registrato questa tratta, questa prova di test sull'Unicar. Ci saranno anche altri video di Giovanni, di Enrico, comunque li condivideremo nei prossimi webinar. Bene, la cosa di questo video, quello che ho notato, l'entusiasmo che c'è da parte dei paesi anche asiatici su questa tecnologia, perché pensate, in Asia ci sono paesi che hanno notevoli problemi, non hanno infrastrutture, non hanno situazioni che possono superare il fatto delle inondazioni, quindi hanno necessità di tecnologia vincente che oggi deve essere vincente e non solo tecnologia tradizionale. Quindi l'entusiasmo anche di paesi che arrivano da lontano, Vietnam, India, Indonesia, che arrivano a Minsk per vedere questa tecnologia è molto entusiasmante come cosa, perché anche loro sentono il bisogno di queste infrastrutture, queste linee. Torniamo quindi a parlare un pochino di queste tecnologie. Questa foto riprende praticamente la linea rigida, a stringa rigida, dove c'è l'Unicar, tre moduli, ogni modulo può trasportare sei persone. L'Unicar a un modulo è visto come un'automobile. Ovviamente sono modulabili, quindi a seconda delle esigenze, della capacità necessaria per un collegamento, si possono fare moduli multipli e quindi si aumenta la capienza di ogni singolo veicolo. E questo è un pochino il discorso. L'Unicar appunto a tre sezioni è stato progettato con la piattaforma 3D Experience, è una piattaforma per lo sviluppo industriale 4.0 e questa nuova piattaforma di progettazione permette di creare modifiche in tempo reale. Perché? Perché è uno sviluppo virtuale. C'è lo sviluppo virtuale, quindi sono in grado di fare delle variazioni in tempo reale sullo sviluppo e la progettazione di questo veicolo. Quindi abbiamo linee di produzione automatizzate, il personale altamente qualificato e sono la base per portare avanti queste tipologie di progettazioni. Progettazioni che sono utilizzate da importanti marchi quali BMW, Boeing, eccetera. Quindi siamo su un livello di progettazione che è il massimo di quello che si può ottenere adesso. L'Unicar è un sistema di trasporto intelligente. Perché intelligente? Perché c'è la possibilità di muovere questi mezzi in modo automatico, con minimi distanze di sicurezza, basso livello di rumore, come diceva Luca in precedenza,
elevata scorrevolezza del movimento, possono raggiungere questi veicoli fino a 150 km/h, ovviamente in città, ma possono superarli in contesti diversi a grandi distanze. Elevata sicurezza grazie appunto al movimento sopraelevato. Perché? Perché non c'è possibilità di avere degli incroci e questo riduce notevolmente il rischio di collisione. Si utilizzano materiali compositi, moderni, ecologici, con un'efficienza energetica e un comfort ad alto livello. Ecco, questo è un pochino l'unicar che è stato realizzato. Qui vedete invece l'unicar ha una sezione, quindi l'unicar, il modulo base. Questo è il modulo a tre sezioni, quindi sono tre moduli messi collegati insieme. Il modulo Unicar ha una sezione, è un modulo che viene confrontato con un'automobile, quindi questo può essere anche un veicolo pensato a familiare, un veicolo personale. Quindi diciamo che non è solo la logica di avere delle linee pubbliche, ma ci può anche essere il veicolo privato che viene acquistato e uno si muove sulle linee, perché appunto sono sistemi automatizzati. Pensate che un veicolo di questo tipo può trasportare, ovviamente dimensionato per un numero di veicoli sufficienti per assorbire i picchi di persone, ma è utilizzato e ha una capacità di trasporto fino a 50.000 passeggeri all'ora. L'aerodinamica di questi mezzi è unica perché si riesce a ridurre il fattore di attrito aerodinamico al di sotto dello 0,06. Pensate che è al di sotto di quello che è il coefficiente aerodinamico delle auto superveloci. Velocità massima abbiamo detto 150 km/h, basso consumo di materiale, bassi costi di trasporto, alta efficienza e utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Questo invece è la novità assoluta di Skyway, l'UniWind. È un modulo, pensate, a me ha impressionato più di tutti questa cosa. È un modulo che è stato pensato e progettato i primi mesi dell'anno e oggi, anzi il 4 agosto, i primi di agosto, era all'Eco Festival come prototipo in esposizione. Non è ancora stato testato sulle linee, questo è un mezzo ultraleggero. Può essere pensato sia per i passeggeri che per il trasporto anche merci. È stato sviluppato da Uninski perché c'è l'esigenza di occupare il minor spazio possibile in situazioni di città molto congestionate, dove gli spazi sono limitati e ristretti. Anche questo appunto è struttura leggera. Come ho detto, per trasporto passeggeri e merci, basso consumo di materiale, ovviamente, velocità fino a 150 km/h e sistema di trasporto anche qui intelligente con un intervallo di sicurezza minimo limite anche 2 secondi, ma ovviamente ci sarà un intervallo di sicurezza maggiore. L'Unitrack è una struttura modulare per il trasporto merci in tutte le aree di trasporto, chiaramente. In tutte le aree di trasporto si intende è un sistema di trasporto merci per qualunque tipologia di merce, sfusa, liquida, pericolose, deperibili, a pezzo e così via. Può trasportare fino a 200 milioni di tonnellate all'anno. Carico e scarico automatico, ovviamente, e anche qui fonti rinnovabili, sistema con alta efficienza energetica. Tutti questi mezzi sono certificati, collaudati, testati a Minsk. Qui vedete la linea, l'Unitrack in Bielorussia, appunto a Minsk. Questa è la linea semirigida che può trasportare
questi veicoli per il trasporto merci. Ecco, questo invece per quanto riguarda sempre il trasporto merci, potete notare che in questa slide si mette in evidenza il fatto che nel trasporto tradizionale con aeroplano, tir, treni, navi, eccetera, potete notare come questi mezzi di trasporto tradizionali sono inversamente proporzionali alla consegna in termini di tempo e di costi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un mezzo è veloce, impiega poco tempo ma costa di più, vedi l'aeroplano. Viceversa, la nave è quella più lenta, ma si spende di meno, ma ci vuole più tempo. Bene, Skyway si va a posizionare in un punto molto vantaggioso, sia in termini di tempo che di costo. Quindi nei prossimi anni io vedo le linee di trasporto merci come quelle più importanti, perché andranno sicuramente ad alleggerire il traffico pesante nelle strade e nelle autostrade. Questo permette anche una ma maggior sicurezza di carico nei trasporti, vedisi le ultime appunto, purtroppo situazioni gravi del crollo del ponte. E questo comporta un alleggerimento dei mezzi pesanti su queste infrastrutture che sono sollecitate tutti i santi giorni, in ogni minuto. E quindi le linee merci per lo scalo merci nei porti, aeroporti, sem sarà sempre più automatizzato e quindi necessita di infrastrutture fondamentali come l'Unitrack. Per quanto riguarda appunto i container, si parlerà di un nuovo mezzo che verrà testato non più a Minsk, all'Ecotechno Park di Minsk in Bielorussia, ma nel nuovo polo tecnologico che partirà nella fase di costruzione proprio a settembre. E l'Unicont è il modulo merci speciale per il trasporto di container marittimi. Può trasportare container fino a 35 tonnellate o quelli più piccoli a 18, quindi da 20 piedi a 40 piedi sono i due modi. Scusate, qua mi è partito tutto le slide. Ecco, qui potete notare la struttura rigida dove sopra è appoggiato l'Unicont. E in sospeso i moduli Unitrack, quindi si può trasportare merci di qualunque tipo. Mentre l'Unitrack, ribadisco, è certificato e collaudato, l'Unicont non è ancora stato sviluppato perché è in fase di inizio lavori proprio a Dubai, questa tipologia di linea di 2,5 km. Avrà una velocità massima di 150 km orari e non è poco per un carico così importante. Con questi container marittimi si può trasportare qualunque tipo di merce, minerale, petrolio, rifiuti domestici, prodotti chimici pericolosi, appunto fino a 35 tonnellate. Elevata scorrevolezza del movimento tutto l'anno, perché? Perché non ci saranno rallentamenti causati da neve, ghiaccio, inondazioni, scorrevolezza, inteso sicurezza anche nel trasporto, non ci saranno ritardi o perlomeno saranno ridotti notevolmente. Elevata sicurezza grazie al movimento appunto sopraelevato. E fonti rinnovabili come in tutte le linee Skyway. E una cosa importantissima è che non si deve cambiare tutto l'automatismo dei porti nel carico o interporti carico e scarico, ma si potranno usare anche carico e scarico in maniera tradizionale con gru a cavalletto o un track porto fluviale, cioè sistemi già preesistenti. Quindi non è necessario cambiare totalmente
il sistema di carico e scarico dei container. Ecco, altro diciamo, modello è una struttura modulare per trasporto passeggeri a 6 posti è appunto l'Unibus. Anche questo, capacità di trasporto fino a 50.000 passeggeri all'ora, aerodinamica unica con un fattore di attrito aerodinamico minore o uguale a 0,06. E anche qui tutto il discorso dell'efficienza, bassi costi di trasporto, competitività maggiore dei paesi che utilizzeranno queste linee. Vedete alcune foto riassuntive dove vedete l'unicar a tre sezioni, l'unibus e in basso l'unibike. L'unibike che è il mezzo che è stato il primo mezzo certificato già a novembre 2000. E 16 sono stati fatti i primi test, e poi c'è la stazione, diciamo, di partenza della struttura rigida in basso a destra, e queste sono foto reali che si possono riscontrare appunto all'Ecotecnopark. Chiaramente Skyway per svilupparsi in questa maniera deve avere un sistema di gestione con i più alti standard, ISO 9001-2015, quindi certificato riconosciuto dalla TUF. La TUF è una società esterna che fa un controllo, quindi non è solo ottenere questo certificato, ma anche mantenerlo. Pensate che l'azienda in quest'anno è quasi raddoppiata dai 400 ai 700 addetti a tutto quello che sono i settori di sviluppo, innovazione, marketing e quant'altro, insomma. Quindi l'azienda si sta sviluppando in modo molto crescente. Membership Certificate 2018, Skyway è entrata a far parte del membro internazionale dei trasporti pubblici. Con questo certificato del 16 febbraio 2018 di quest'anno a Bruxelles, anche perché proprio quest'anno Skyway è riuscita a partecipare alle maggiori fiere e agli eventi internazionali di spicco a livello di infrastrutture e trasporti. Ne mancano alcune andare alla fine dell'anno, tra cui quella che è prevista a settembre a Berlino, di cui parleremo a breve. Questi sono dei certificati che di per sé potrebbero indicare niente, in realtà sono delle patenti. Cosa sono? Sono dei certificati di registrazione dei progetti, quindi dei moduli nei vari paesi, perché ogni paese ha uno standard, dei requisiti ambientali importanti e quindi ci sono questi certificati che sono stati emessi dai vari governi. Questi sono due certificati a seconda di che cosa viene presentato, a seconda del modulo che viene presentato. E questo è un'altra patente, un altro certificato per l'Unitrack, riconosciuto e rilasciato dagli Stati Uniti d'America. Quindi ogni certificato ha la sua valenza, la sua importanza. Questi sono invece certificati di veicoli modulari, sempre legati alla certificazione e ai test. Questi sono dell'Ucraina o Bielorussia. E poi c'è l'Unibus ad alta velocità. Ecco. Nella conferenza internazionale Uniski ha parlato di un piccolo ritardo nello sviluppo della linea ad alta velocità. Questo piccolo ritardo, piccolo è soggettivo, ma è veramente piccolo, perché era previsto da pianificazione la conclusione della linea ad alta velocità a dicembre 2018. In realtà slitta di 6-7 mesi, perché parte il progetto proprio imminente a settembre,
con una previsione di terminare questa linea ad alta velocità di 25 km ad agosto, proprio il prossimo anno, luglio o agosto, quindi un anno di intenso lavoro di sviluppo per creare questa linea di 25 km. Questo Unibus ad alta velocità avrà una capacità di trasporto fino a 500.000 passeggeri al giorno, con una velocità massima di 500. 500 si parla già di 600 km orari, e nel polo tecnologico degli Emirati Arabi sarà sviluppato anche una nuova linea che raggiungerà i 1250 km orari. Si chiama Hyper-U ed è praticamente un veicolo che non è all'aperto, ma è chiuso all'interno di un tubo. Si chiama Hyper-U ed è un tubo a sottovuoto imperfetto, così è stato definito da Uninsky. Pensate che queste soluzioni tecnologiche Uninsky le ha pensate 20 anni prima che uscisse la novità dell'Hyperloop di Elon Musk. Quindi 20 anni prima Uninsky aveva già le soluzioni tecnologiche per raggiungere i 1250 km orari, e questa soluzione è totalmente diversa da quella di Elon Musk, così dice Uninsky. Alta efficienza, basso consumo di materiale, bassi costi di trasporto. Pensate che un trasporto ho fatto nei webinar scorsi un esempio, collegamento Mosca-San Pietroburgo, e praticamente il costo si aggirava intorno agli 8-10 dollari, contro i 50 dollari minimo di un aereo o di un treno. Ecco, questo è un pochino l'ordine di grandezza. Consumo di materiale ridotto 10 volte rispetto alle sopraelevate tradizionali e efficienza energetica superiore di 5 volte rispetto ad altri veicoli elettrici. Utilizzo di energia da fonti rinnovabili, come sempre, e utilizzo di uno spazio di terreno che è 100 volte in meno rispetto a quello dei sistemi tradizionali. Ecco, questo è un pochino l'aspetto importante. Quindi meno occupazione del suolo, meno materiale per sviluppare queste linee e maggiore efficienza energetica. Ecco, il combo veicolo affidabile e maneggevole è un prototipo di un veicolo aereo senza pilota basato sull'elicottero KA-26, quindi è un elicottero che è russo progettato tempo fa. Si basa questo combo, che altro non è che un veicolo, come diceva Angelo, che può essere fatto andare senza la presenza di personale a bordo, telecomandato, e quindi è un prototipo. Naturalmente non è, cioè questo è un prototipo dimostrativo, non è quello ufficiale, ma c'è un forte mercato legato a questi mezzi. Ecco, l'obiettivo di Combo è praticamente quello di costruire piste di stringa in condizioni naturali e climatiche difficili, che non, impensabili da poter installare in modo tradizionale, come montagne, paludi, giungle e via dicendo. E in questo modo si velocizza la costruzione, si aumenta la sicurezza per chi costruisce, perché ovviamente non c'è un addetto personale direttamente che può rischiare la vita, e si riducono i fondi necessari per costruirlo. Ecco, le caratteristiche importanti di Combo sono trasportare un massimo di 1,5 tonnellate di carico, raggiunge la velocità massima di 170 km/h, distanza di percorso fino a 465 km, valore minimo di mercato 5 milioni di dollari, autopilota con sistema di controllo intelligente e via dicendo. Ecco, questo è un altro segmento importante che nei prossimi anni Skyway potrà portare avanti, e quindi il nostro valore delle nostre quote che ognuno di noi ha preso prenderanno valore, perché non c'è solo il trasporto
vi stringa, ma ci sono altre situazioni. Quindi all'Eco Festival è emerso, oltre allo sviluppo dell'Ecotecnopark, anche un sistema in grado di sviluppare qualunque tecnologia all'avanguardia per migliorare la sicurezza, migliorare l'ambiente, ridurre l'inquinamento. Ecco, altro segmento importantissimo, diciamo fondamentale, è quello di Uninski, come obiettivo di costruire un'auto elettrica che eliminasse tutte le qualità negative che ci sono nelle attuali auto di serie o quadricicli per i diversamente abili. Qui ho raccolto un po' di immagini dove ci sono auto elettriche e non tradizionali, dove le barriere architettoniche legate al fatto che uno in carrozzina può avere sono state risolte in questa maniera, l'apertura posteriore, anteriore, piuttosto che un braccio che carica sul baule della macchina la carrozzina. E via dicendo, insomma. Quindi l'obiettivo di Uninski proprio un anno e mezzo fa era quello di trovare la soluzione vincente per tutti in modo da riuscire a portare le persone a utilizzare un mezzo, in questo caso elettrico, e quindi creare anche occupazione di lavoro, fare taxi, fare commesse, insomma, quindi ridurre le barriere architettoniche. Ecco. L'unica auto elettrica al mondo progettata esclusivamente per i diversamente abili, esclusivamente proprio perché qui il seggiolino avrà doppia funzionalità, sia come diciamo mezzo mobile e sia come seggiolino da auto elettrica. L'anteprima, questa è una foto. Sembra tagliata, in realtà non sono riuscito a estrapolare altre foto, anche perché il lancio ufficiale sarà sempre a settembre, un evento, una fiera importante a Mosca. E questo mezzo praticamente che cosa ha di innovativo? Allora, qui ve le ho elencate. Permette di utilizzare il proprio potenziale per vivere in modo più indipendente. Questo per le persone diversamente abili. Considerate che c'è 1,5 milioni di persone che hanno questa problematica. La sedia a rotelle diventa il sedile dell'automobile e porte posteriori e rotazione del sedile. Parcheggio in spazi ristretti, telecamere posteriori con display LCD. Queste sono un pochino le novità che si sono estrapolate dall'Eco Festival. Ecco, qui vedete alcune immagini, quindi retrovisori LCD con telecamere, si possono raggiungere distanze di 120, scusate, 100 km, no, 120 km, a una velocità di 100 km orari, si possono caricare fino a 1.000 kg. La ricarica dura 10 ore e si possono parcheggiare questi mezzi in modo verticale negli spazi limitati. Insomma, queste sono un pochino le novità che sono emerse dall'Eco Festival. Ecco, qui riprendo il discorso dell'esibizione di Skyway alla Mostra delle Città del Futuro in aprile, dal quale è emerso e è nato lo sviluppo del polo tecnologico che gli arabi definiscono String Valley per fare concorrenza alla Silicon Valley in America. E questo polo tecnologico comprenderà non solo il trasporto, inteso trasporto quindi tra veicoli, ma anche un discorso di blockchain. Quindi c'è tutto un contesto molto più articolato. Comunque, il polo tecnologico che sta per essere sviluppato è stato posizionato su un'estensione di 50 ettari. Questi 50 ettari sono messi a disposizione dagli arabi e vale solo questo terreno 750 milioni di dollari.
Quindi gli arabi hanno dato dimostranza di credere a questo progetto. Le basi per questa nuova infrastruttura globale sono appunto gettate e sono previste due linee, appunto, una da 2 km per gli ultraleggeri e per il trasporto merci e quello da 25 km per l'alta velocità e il trasporto merci pesante. Bene, l'Innotrans 2018, questo Innotrans è diciamo, la situazione, l'evento che mi ha aperto le porte a Skyway, perché l'Innotrans 2016 è stato proprio nell'ottobre dello stesso anno, in cui Skyway presentò un pochino l'idea di Skyway in senso generale, non era presente con dei mezzi dimostrativi, credo, adesso non ricordo bene, ma forse c'era l'Unibike, comunque andrò a verificare. Tuttavia, ecco, questo è stato l'evento che mi ha avvicinato a questo progetto. L'Innotrans 2018 è la fiera più importante in Europa, dove Skyway presenterà l'Unicar a una sezione, cioè quello che viene indicato come paragonabile a un'automobile a 6 posti. Quindi, se è una vetrina molto importante, ci sarà dal 18 al 21 settembre. E il 21 e il 22, il giorno successivo, ci sarà una conferenza internazionale di Skyway Capital, dove i maggiori direttori di Skyway parleranno un pochino di tutti gli sviluppi che ci sono in questo momento. Bene, qui una parentesi, non, se vogliamo, non meno importante, vorrei segnalare appunto che all'Ecofestival sono state consegnate le monete Innotrans 2016. Queste monete sono uniche al mondo, non ci sono degli esemplari per tutti. Sono monete che sono state assegnate, definite proprio per l'Innotrans 2016 in concomitanza della Fiera Berlino, perché con quella concomitanza è stato lanciato il pacchetto InnoTrans. Il pacchetto InnoTrans prevede tre rate da 1000 dollari ciascuna per partecipare al progetto dell'Eco Technopark. E oltre a ricevere queste quote, viene stato riconosciuto anche questa moneta, dove vedete il fronte e il retro della moneta stessa, quindi è un'unica moneta, non sono due, e viene rilasciato il certificato. Quindi all'Ecofestival sono state consegnate, alcune sono già state consegnate e alcune sono state consegnate ai propri diciamo titolari di questo pacchetto. E quindi faccio i complimenti a queste persone che, anche se non hanno visto dal vivo tecnologia, hanno comunque creduto in questa idea, in questo progetto che nel 2016 era molto meno sviluppato. A Minsk c'erano qualche palo che sostiene le linee e non più. Quindi l'Eco Technopark a Minsk era un'estensione di 36 ettari di terra, alberi e poco più, soprattutto terra, insomma. Quindi c'erano alcuni pali, quindi chi ha creduto ha ottenuto molte quote in quell'epoca, e c'è questo riconoscimento che, insomma, è importante, perché comunque questa moneta potrà un giorno valere tantissimo, perché non sono fatte per tutti. Ecco, questo era, ci tenevo a riconoscere le persone che hanno fatto questa scelta. Quindi l'Innotrans a Berlino è un evento importantissimo. Se conoscete persone
della Germania, vicino a Berlino, anche a distanza, che potete invitare alla conferenza o comunque alla fiera InnoTrans dal 18 al 21, potete toccare con mano le novità di Skyway, ci sarà l'Unicar a una sezione e quindi potrete toccare con mano, vedere quella piccola parte di contributo che avete dato per lo sviluppo di questi moduli. E quindi cerchiamo di creare un gruppo e vedere questa fiera di Linotrans. Bene, abbiamo detto che è imminente, sono già 8-10 mesi in forte sviluppo e progettazione della nuova piattaforma che andrà a gestire la blockchain. Ma cos'è questa blockchain che tutti magari sentono blockchain, blockchain, ma che cos'è la blockchain? Qui ho riportato una slide dove dice cos'è e ve la leggo. Che cos'è la blockchain? Allora, la blockchain è una tecnologia rivoluzionaria che conserva un grande numero di dati. Questo numero di dati ovviamente possono essere numeri, possono essere testi, certificati, documenti, monete, transazioni di pagamenti e così via. Quindi è una banca dati estesa. Perché estesa? Perché non è centralizzata, ma è distribuita, che immagazzina continuamente transazioni provenienti da luoghi diversi. Quindi è un sistema decentralizzato, quindi una transizione di informazioni da un punto A a un punto B viene condivisa con tanti nodi della rete. Cosa sono i nodi? Semplicemente dei computer. Quindi ogni computer è associato ovviamente a una persona. Quindi una transazione di informazioni da un punto A a un punto B può essere condivisa da tante persone, quindi viene certificata e non si può più cambiare. Per ragioni di sicurezza questi dati sono immagazzinati senza informazioni sugli utenti e questi utenti verranno identificati solamente con un numero di identificazione cifrato. Ecco, questo è un pochino il senso generale della blockchain. Perché si parla di blockchain? Perché ovviamente la prima applicazione che viene fatta sull'utilizzo di questa blockchain è la cosiddetta criptovaluta, moneta virtuale che può essere trasferita da un utente A a un utente B in questo modo condiviso e decentralizzato. Per questo motivo c'è molto dibattito, ci sono molte opinioni diverse. Comunque sia, la blockchain è in senso lato la tecnologia del secolo perché permetterà di andare a gestire tutta una serie di dati e di ottimizzare i tempi e anche gli errori che si possono commettere nel lavoro di trasmissione di documenti e dati in generale. Ecco, perché blockchain? Perché la blockchain è fondamentale in un contesto di trasporto, di rete che è una rete di cose, perché saranno passeggeri, cose, merci, informazioni, quindi internet, dati digitali, quindi tutto quello che è la gestione dei dati, dei passeggeri sulle linee, deve essere gestito con una tecnologia vincente, che è appunto una tecnologia della blockchain. Quindi di fatto la blockchain servirà anche per la gestione finanziaria di tutti quei progetti direzionali che saranno finanziati e quindi la blockchain dovrà tener conto di tutti quegli investitori che parteciperanno al sostentamento di questi progetti esecutivi direzionali nei vari paesi. Ecco, questo è un pochino tutto quello che si evince. Questa è una slide che è emersa dalla conferenza internazionale a Peschiera del Garda. Chiaramente è una riassuntiva, ma dà un senso importante. Perché? Perché la fase 15 dell'Eco Technopark è la fase
ultima che determina tutta la certificazione di tutte le tipologie di tecnologia, di test, di stringa rigida, semirigida, flessibile e quant'altro. Siamo alla fase 12, mancano le ultime tre fasi, non per la distribuzione delle quote Skyway, ma per il fatto che c'è un ritardo sul sviluppo della linea ad alta velocità. Questo ritardo è stato causato da una lentezza o comunque da un rallentamento della Bielorussia nell'offrire il terreno per l'estensione della linea rigida fino a 16 km necessarie per fare i test dell'alta velocità. Questo rallentamento ha fatto sì che ha fatto prendere una decisione diversa a Uniski e ha cercato una soluzione con un altro paese, e il paese ufficializzato proprio all'Ecofestival sono gli Emirati Arabi. Quindi questo rallentamento della Bielorussia ha fatto sì che ha creato un'accelerazione verso il paese più diciamo evoluto e aperto allo sviluppo tecnologico, che sono gli Emirati Arabi. In un anno sarà completato, quindi queste fasi, la 13, la 14, la 15, sarà completato in questo anno di sviluppo a partire da settembre corrente. Quindi, se voi notate in questo grafico, vedete il tempo, il timing in orizzontale, in verticale il valore delle azioni o delle quote Skyway, ma anche il valore del token. Cosa sono i token? Sono un modus operandi per raccogliere fondi e assegnarli, associarli alla criptovaluta. Con Skyway, insieme agli Emirati Arabi, che sono uno dei paesi più evoluti da un punto di vista di blockchain, di criptovaluta, studieranno un sistema per finanziare questi progetti direzionali attraverso questi token. Questi token saranno tradotti in criptovaluta, quindi moneta virtuale, che assumerà un valore, e questo valore sarà spendibile in modo più veloce e imminente rispetto alla pubblicazione, all'apertura pubblica delle quote di Skyway. Quindi il valore delle azioni nel mercato prossimo anno 2019 raggiungeranno il valore nominale di un dollaro, e dopodiché seguiranno il mercato azionario, e chi possederà queste quote, queste azioni che diventeranno azioni, avranno il diritto di avere dei dividendi. Questi dividendi saranno calcolati sul fatturato che fa l'azienda ogni anno e su quante quote uno possiederà. Quindi il valore delle azioni nel mercato genererà dei dividendi a medio-lungo termine, se vogliamo, fin tanto che uno mantiene queste quote. Mentre invece la partecipazione ai token, quindi criptovaluta, per i progetti direzionali nei vari paesi avrà un valore che crescerà in modo più imminente. Ci sarà una fase di prevendita, poi ci sarà una fase di vendita, e poi ci sarà l'emissione, lo scambio pubblico della criptovaluta negli exchange più importanti. E questo farà sì che questo valore di questa criptovaluta crescerà in modo più veloce, quindi nel breve genererà più potere d'acquisto ai partecipanti al progetto Skyway. Ecco, questo un pochino in sintesi, ma ci torneremo sopra sul fatto della piattaforma blockchain, l'EcoTechnopark e via dicendo, perché chiaramente è importantissimo ritornarci, ci saranno ufficializzazioni e quant'altro. Skyway Capital verso il World Wide Fund Ecoplanet. Che cos'è questo? Praticamente Skyway Capital diventerà, cioè si accorperà, verrà creata una nuova società che a tutti gli effetti sarà un fondo al quale tutti potranno accedere in modo, in modo regolamentato a livello mondiale, con un'uniformità di sistema per investire a tutti gli effetti sui progetti direzionali. Questo
importantissimo alla luce del fatto che insomma, Skyway vuole diventare molto molto importante a livello mondiale sullo sviluppo tecnologico, ma anche sulla raccolta dei fondi attraverso appunto sistemi già collaudati e quindi pronti all'uso. Questo verrà costituita una nuova società che si chiama Royal Capital Group, che è appunto la fusione di Skyway Capital con un fondo, appunto, che è un fondo legato alla raccolta di finanziamenti, investimenti per i progetti. Comunque anche per queste cose avremo l'ufficialità. Bene, abbiamo detto che siamo in fase 12, c'è una promozione per i nuovi sostenitori a Skyway. Va detto e ribadito sempre che questi non sono prodotti finanziari, quindi non c'è una garanzia di un minimo ritorno diciamo sul capitale depositato, ma soprattutto avremo la possibilità di creare un controvalore molto molto importante su questo discorso. E quindi chi dal 28 aprile, scusate, allora chi dal 28 aprile può ricevere, dal 28 aprile c'è questa promozione del 10% in più delle quote per qualsiasi pacchetto scelto. Basta registrarsi nell'area personale con l'invito di un amico, ovviamente, scegliere la donazione entro 7 giorni dalla data di registrazione. Prima di scegliere la soluzione che uno ha deciso di effettuare, è necessario registrarsi e verificarsi. Cosa vuol dire verificarsi? È necessario inserire i documenti e un documento che accerta la residenza. Con tutte le tre condizioni della promozione soddisfatte, si ha appunto un bonus del 10% del numero di quote del pacchetto selezionato. Questo periodo di promozione è limitato a cosa? Al fatto che la fase 12 si concluderà e quindi ci potranno essere altre situazioni con degli sconti diversi. Questa è una tabella che potete trovare nella vostra sezione di registrazione. So che questa sera ci sono ospiti e quindi intanto ringrazio per il tempo dedicato a questa esposizione e suggerisco loro di parlare con chi vi ha invitato. E prendere coscienza del fatto che c'è la possibilità di partecipare a questo progetto e le quote di Skyway non sono limitate e quindi c'è ancora un 2% più o meno che è dettato dal fatto che siamo in fase 12, ma le quote stanno per finire anche se sono previste fino alla fase 15. Perché? Perché sono finite. Perché le fasi non costituiscono solo una distribuzione di quote, ma definiscono anche uno sviluppo tecnologico, dei test, di certificazioni e quant'altro. Insomma. Ecco, questa è la tabella che indica un pochino i valori dei pacchetti legati a quante quote vengono riconosciute e certificate per ogni persona o azienda che partecipa alla startup. Naturalmente cosa avremo in cambio? Avremo un certificato che arriva ad essere quello definitivo attraverso diversi passaggi che questa sera non mi soffermo, ma magari in un altro webinar possiamo parlare di più. Questi certificati attestano appunto che uno possederà delle quote Skyway, certificato può essere richiesto in carta filigranata con un ologramma e questo certificato speciale può essere spedito a casa a
attraverso il costo di $10, insomma. Questo è un pochino. Questi certificati ovviamente sono certificati che sono stati usati da qualunque brand importante, quali Google, Apple, Microsoft e tutti gli altri che l'hanno utilizzato. Ecco, qui è stato, ho messo in evidenza Google, Apple, che sono le società più importanti, Amazon. Queste società, questi marchi sono partiti da un'idea, da una semplice idea, e oggi chi ha investito $100 ad esempio su Google possiede $1 miliardo. E sul fatto di Apple, che ha investito $8 nel 1976, in 38 anni ha aumentato di 6.874.900%. Insomma, per darvi un segnale del fatto che Skyway non è un'idea, è già una realtà, una tecnologia, uno sviluppo di tante altre innovazioni necessarie, fondamentali, sempre più necessarie per i paesi, i governi e a livello mondiale, quindi non solo in un singolo paese, ma in tante situazioni. Ecco, questo è un altro esempio, l'utilizzo del Bitcoin. Bitcoin è una moneta virtuale che il 31 marzo 2011 aveva un valore di $0,70, oggi è circa sui $6.000, il 31 marzo 2018 aveva un valore di $7.000. In 7 anni è aumentato del 10.000% ed è una moneta virtuale che si appoggia appunto sulla tecnologia del secolo, che è la blockchain. Quindi, a dimostranza del fatto che siete caduti in un progetto molto molto importante, dove potete anche voi sfruttare questa grande occasione di partecipazione. E qui ho voluto mettere in evidenza il fatto che io posso avere, adesso io ho fatto un esempio, $1.000, ma possono essere 100, possono essere 500, 10.000, 100.000, è soggettivo. Il fatto che dire, bene, cosa posso fare oggi con $1.000? Posso comprare un computer, fare una vacanza di una settimana, fare interscambio di trading online con gli alti rischi e quindi posso anche in questa vignetta simpatica lavorare a vita, quindi il nipote che accompagna il nonno a lavorare. Viceversa, cosa posso dire? Dopo aver visto questo progetto, analizzato e un pochino le tematiche di questa sera, posso dire, bene, con questi $1.000, ma possono essere anche molti di più o anche meno, li do per persi, ma li concretizzo in un progetto di sviluppo tecnologico. Li do per persi perché non devo fare affidamento su quelli per domani, cioè quindi è soggettivo quello che mette, ma consiglio di mettere quello che non vi può servire domattina. Però ovviamente all'apertura pubblica in borsa questi $1.000 avrà chiaramente un valore di 45.000 quote. Con 45.000 quote al valore di $1 potrò acquistare un'auto elettrica, piuttosto che al valore di $10 potrò acquistare una eco house di Skyway energetica. O viceversa, condividere il mondo, quindi partecipare e viaggiare in tutto il mondo con un valore di $100 a quota. Ecco, questo è un pochino quello che mi sento di dire, il messaggio che vi voglio riportare. Quindi Skyway in armonia con la vita, in armonia con la natura. Ringrazio tutti i partecipanti. Questo webinar è stato un webinar concentrato sulle novità dell'Eco Festival, sulla consapevolezza che ci sono tante persone, più di 1 milione di investitori in questo progetto, quindi anche l'azienda viene fatta dalle persone, non solo dalla tecnologia. Un saluto a tutti, un ringraziamento ad Angelo, a tutti quelli che sono andati all'Eco Festival.
e a risentirci al prossimo webinar. Buona serata a tutti e buon rientro per chi sta tornando a casa e si è collegato con il cellulare. Hi all, this is Viktor Baburin speaking, business development from Skyway Technologies Belarus. At this moment our company is presented for the first time in UAE with our innovative technology that is developed on our certification center in our country Belarus. The one that you see is a real footage from our country. Our company at this moment consists of around 500 engineers, designers and architects working over the innovative product for the transportation industry. At this moment we have three main lines of development. It's the passenger transportation, cargo transportation and container transportation that will be introduced a bit later this year. Our technology is electric driven. If you see to the right, you will see electric wheel that is developed purely by our company. You see here our technology moves on a steel wheel, on a steel rail, no expensive solutions like magnetic levitations or else. Let me show you what makes us unique. So, steel wheel, but not a traditional one. You see a steel casing. Inside we put pre-stressed steel cables and fill with the concrete. In this case, we receive a very rigid, very firm, and very material efficient weight structure that can handle much loads. The one rolling stock you see here, it's already certified. This is not a prototype, but a certified product. This is for only two passenger. For example, if we need to make a transport solution or recreational zone or connect a small airport. This one is for two passenger, but easily can be upgraded, for example, one passenger and luggage, one passenger handicapped, or two passenger, one children, so you can play around in the interior. So this is briefly about who we are and what we are doing here at Dubai Conference, or Dubai Future City Show. So thank you all for watching. Please come to our stand. You are always welcome to see the innovative Skyway technology and Dubai Future City Show 2018. Thank you.